Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con risultati e classifiche sempre sul canale 17 di Telesveva, grazie alle redazioni sportive proprio di Telesveva e News24.it. Entriamo subito nel vivo, quinta giornata del campionato di Serie D. Partiamo dal girone H, che è quello che ha al suo interno il maggior numero di squadre pugliesi. Una giornata molto importante in realtà per la Puglia, in particolare per l'Altamura, che nel big match contro il Picerno in trasferta riesce a vincere e a riconquistare la vetta, di fatto a pari punti proprio con il Picerno. Un buon pari invece per la Fidelissandria in trasferta, quindi primo punto per gli uomini di Potenza lontano dalle mura amiche. Buona anche la prova del Taranto, che vince allo Iacovone. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i risultati e la classifica proprio di questo quinto turno del girone H di Serie D. Cerignola Gragnano 1-0, Picerno Team Altamura 2-3, Bitonto Savoia 2-2, Pomigliano Fasano 0-0, Francavilla Insini Gravina 0-0, Gelbison Sarnese 0-1, Ercolanese Nardò 0-2, Sorrento Fidelissandria 0-0, Taranto Nola 3-0. In classifica, come detto, adesso c'è di fatto un tandem, cioè quello di Picerno e Altamura, Team Altamura con 12 punti, Taranto insegue con 11, Bitonto 9 a 8 punti, Gelbison, Audace Cerignola, Nardò e Savoia, 6 punti per Fasano, Francavilla Insigne e Sorrento, 5 punti per Gravina, Fidelissandria e Sarnese, 4 punti per il Nola, 3 punti per Ercolanese e Gragnano, chiude il Pomigliano con un punto. E per questa quinta giornata davvero tanti gli highlights e i gol da rivedere. Andiamoceli a guardare con i servizi. Poche emozioni, tanti sbadigli e un buon punto per muovere la classifica. Termina 0-0 la sfida dello Stadio Italia tra il Sorrento e la Fidelissandria. Una prestazione sufficiente quella dell'11 bianco-azzurro, che conquista con merito il primo punto lontano dalle mura amiche. Potenza, appiedato dal giudice sportivo, opta per il 3-4-3, in porta Cellander, Zinfollino al posto di Addario, in difesa conferme per Gregoric, Cipolletta e Forte, sulla sinistra esordio per Paparusso, in mediana la coppia Iannini-Bortoletti, in avanti il tridente composto da Aina, Bozic e Stranges. Guaracino conferma il 3-5-2 delle ultime apparizioni, a centrocampo Bozzaotre, viene preferito a Paradiso, in avanti De Angelis e Gargiulo. Tanto equilibrio in campo nei primi minuti di gara, poi è il Sorrento a rendersi più pericoloso. Al 12° Todisco, Serverizzo sulla sinistra che calcia appena dentro l'area di rigore, Zinfollino respinge, la difesa andriese libera il pericolo. 4 minuti più tardi è sempre Todisco il più balla dei suoi a seminare il panico sulla destra e a calciare da posizione defilata, pronta la risposta di Zinfollino. I padroni di casa spingono con costanza, l'Andria non riesce ad avere una manovra fluida. Al 29° il Sorrento va vicinissimo al vantaggio, calcio d'angolo di Todisco e colpo di testa di Guarro, Zinfollino vola e respinge, poi Costantino spara alto da buona posizione. L'unica sortita offensiva della Fidelis nella prima frazione arriva al 36° quando Zingaro fugge sulla sinistra ed effettua un tiro cross che si spegne di poco al lato. All'intervallo è 0-0. Ad inizio ripresa la Fidelis entra in campo con un'altra testa e fa del possesso palla la sua dote migliore. I ritmi sono molto più bassi e il Sorrento, a differenza del primo tempo, trova difficoltà ad arrivare dalle parti di Zinfollino. Il vice di Potenza Antonio Cursio getta nella mischia Adamo al posto di uno spento Aina per dare più verba all'attacco. Le emozioni latitano e bisogna attendere il minuto 82 per segnare sul taccuino la prima azione degna di nota della ripresa. Ci prova Costantino dal limite, la palla si spegne abbondantemente al lato. Nei minuti di recupero il Sorrento si riversa in avanti, ma la retroguardia azzurra non concede spazi ai rossoneri. Finisce 0-0 allo Stadio Italia tra gli applausi dei circa 200 tifosi andriesi presenti in terra campana. La Fidelissandria può comunque essere soddisfatta per il primo punto in trasferta della stagione e domenica si torna al degli Ulivi per la sfida al Picerno. Penso che oggi l'Andria ha fatto una buona gara, ha avuto il controllo quasi totale del match. Noi abbiamo sofferto soltanto in qualche occasione per, diciamo, nostri errori individuali, perché altrimenti abbiamo avuto costantemente il possesso palla, non creando molto oggettivamente, perché abbiamo sbagliato sempre nella fase finale, l'ultimo passaggio, ma abbiamo creato delle potenziali situazioni di pericolo. Però credo che il risultato sia giusto, ma noi abbiamo fatto la gara per tutto il tempo. La squadra avversaria è stata lì, si è messa lì molto bene, ha chiuso tutti gli spazi, a volte stavano in 9 dietro al pallone, e
così oggettivamente diventa difficile poi riuscire a far gol. Loro sono una buona squadra, questo lo sapevamo perché l'abbiamo visto in un po' di partite. Però penso che oggi noi abbiamo fatto una buona gara, una gara di totale controllo. Dobbiamo essere più efficaci negli ultimi 16 metri. Sono molto contento della gara, infatti complimenti ai ragazzi a fine primo tempo, dicendo che è stato uno dei migliori primi tempi sicuramente di quest'anno, è stato il mio miglior primo tempo. Quindi contento della prestazione, complimenti pure all'Ande per la squadra che è. Se non vado errato abbiamo concesso poco, che è quello che chiediamo prima di tutto alla squadra, e abbiamo appunto quando potevamo, creando qualcosina, qualche grattacapo alla squadra avversaria. Credo che ai punti c'era qualcosa in più di noi, però noi giochiamo a calcio e quindi il risultato va bene se è conseguente a una buona prestazione. Netto successo del Taranto, lo Iacovone che supera per 3-0 il Nola, soprattutto grazie ad un secondo tempo da incorniciare in cui sono arrivate le tre marcature rosso-blu ad opera di Manzo, Favetta e D'Agostino. Andiamo con ordine davanti a circa 3.000 spettatori, la formazione di Panarelli si schiera con il classico 4-2-3-1, gioca Squerzanti dall'inizio, torna in campo dal primo minuto anche Manzo accanto a Marsili, mentre lì davanti c'è soltanto Favetta. Andiamo subito alla cronaca. Il primo tiro nello specchio è del Nola, formazione bianconera che in trasferta non aveva mai perso. La conclusione di Stoia viene neutralizzata da Pellegrino. Al 21esimo c'è una bella azione di Disenso che in slalom si accentra, lascia partire un gran tiro da fuori area, pallone che termina di poco al lato. Il Nola si chiude, si affida alle ripartenze, il Taranto fatica a scardinare nella prima frazione alla retroguardia Campana. Al 32esimo c'è un tiro dalla distanza di D'Agostino con il portiere, l'esperto Gragnaniello che ha giocato per lungo tempo in categorie superiori, neutralizza. Al 34esimo c'è un diagonale di D'Agostino parato ancora dall'estremo difensore del Nola. 38esimo minuto, punizione di Marsili, c'è il nulla di fatto. Al 41esimo viene annullato un gol al Nola per fuorigioco di Mocerino, quando il difensore tocca il pallone la bandierina dell'assistente di sinistra era già alzata. Nella ripresa il Taranto prende in mano subito le redini dell'incontro e passa in vantaggio al terzo minuto con un gran destro di Stefano Manzo che gonfia la rete nei pressi della curva nord per il mediano rossoblu. Si tratta della prima rete stagionale con la maglia del Taranto. Taranto 1, Nola 0. Al 13esimo c'è una gran parata di Gragnaniello su D'Agostino, il Taranto è scatenato, l'intervallo fa bene agli uomini di Panarelli che entrano sul terreno di gioco con un altro piglio. Al 20esimo giunge il gol del raddoppio, tutto nasce da una rimessa laterale battuta da Carullo per Favetta che lascia scorrere il pallone e poi lascia partire una gran conclusione che batte Gragnaniello sul palo alla sua destra. 2-0 per il Taranto, per Favetta è la terza rete stagionale, la quinta in stagione, la terza in campionato. Al 24esimo c'è una doppia sostituzione, Salatino per Squerzanti ed è un cambio tra juniores, Oggiano per Disenso, cambia soltanto la linea dei trequartisti ma non l'atteggiamento tattico, resta confermato il 4-2-3-1. Al 25esimo tiro di Oggiano appena entrato in campo, pallone che termina alto. 28esimo punizione di Marsili, mischia in area di rigore sotto porta, Gragnaniello si salva. Alla mezz'ora altro cambio, entra Miale, esce Bova, una sostituzione tra difensori centrali. Al 31esimo gran triangolo al limite dell'area di rigore, Marsili, Oggiano, quest'ultimo si presenta davanti a Gragnaniello ma il suo tocco manda il pallone sul fondo. Al 32esimo giunge il gol del 3-0 che mette in cassaforte i tre punti al termine di una magistrale azione innescata da Manzo sull'asse Mancino, poi c'è stato Favetta che ha dato a Marsili velo di quest'ultimo per Oggiano che ha pescato tutto solo sul secondo palo in area di rigore, D'Agostino che in diagonale raso terra ha firmato il gol del 3-0. A questo punto Panarelli dà spazio anche a Mauro Gori che entra al
al posto di Manzo e Massimo che sostituisce da Agostino. Al 42esimo c'è una gran girata ancora di Favetta, irrefrenabile. Gragnaniello si oppone alla grande e evita il poker. Al 44esimo c'è ancora un colpo di testa di Favetta all'indietro che per poco non sorprende l'estremo difensore Nolano, ma non è finita, perché al quarto minuto di recupero, ovvero al 49esimo, c'è un palo pieno centrato da Emiliano Massimo e così si chiude il match che il Taranto vince meritatamente per 3-0 sul Nola. E adesso, approfittando della sconfitta interna della capolista Picerno, si porta ad una sola lunghezza dal primo posto. Secondo 0-0 consecutivo per il Fasano, che non riesce a superare il fanalino di coda pomigliano. Sul neutro di Volla i padroni di casa cercano i primi punti del campionato e schierano il nuovo acquisto Girardi. La terza cambia qualcosa rispetto a domenica scorsa: dentro Rullo, Cobo e Serri, fuori Zizzi, Ganci e Nadarevic. Ci prova subito il pomigliano al secondo con Suriano, la cui conclusione esce di poco. Al quarto d'ora Ferraro su punizione tasta i riflessi di Guarnieri. Al 18 bella giocata di Corvino che sbaglia la conclusione. Al 21esimo punizione di Girardi che la barriera devia sulla traversa. Ci riprova il centravanti di casa al 31esimo, ma Guarnieri fa buona guardia. Al 39esimo Corvino calibra una punizione sulla testa di Colombatti, ma la palla finisce sopra la traversa. Poche emozioni nella ripresa. Al 70esimo punizione di Corvino che esce di poco, e due minuti dopo scambio tra lo stesso numero 10 biancazzurro e Montaldi, con quest'ultimo che calcia debolmente. Poi più nulla fino al triplice fischio finale. Pari e rimpianti, un punto che per come si è sviluppata la trama della partita sta stretto al Bitonto. Va sotto di un gol, ribalta il parziale, ma poi si fa raggiungere in superiorità numerica dal Savoia. Finisce 2-2 al Città degli Lui, una gara maschia. Fioccano i cartellini, tra cui anche due rossi e più di un giallo tendente ad arancione. Il risultato conclusivo in ogni caso permette ai neroverdi di conservare l'imbattibilità in questo campionato di Serie D e di restare tra le grandi del girone H. Massimo Pizzulli preferisce inizialmente Faccine e lo offensivo insieme a Patierno e Turitto. Picci parte dalla panchina. Buona partenza dei campani. Alvino calcia, Figliola è attento e respinge. Poi il tecnico degli ospiti è costretto subito a cambiare. Si fa male Ausiello, dentro al suo posto Ruci. Prima del quarto d'ora i napoletani passano in vantaggio. Sugli sviluppi di una situazione proveniente da palla inattiva, Gatto si coordina come meglio non avrebbe potuto e batte con una meravigliosa traiettoria dalla distanza l'incolpevole portiere bitontino. 1-0 Savoia. La reazione dei neroverdi però è immediata. Patierno si procura d'astuzia un calcio di punizione. Fiorentino si presenta sul punto di battuta e con una parabola perfetta sorprende così Savini. Parità subito ristabilita dunque. La partita non è bellissima, rischia grosso per questo fallaccio su Biasone Esposito a 10 minuti dall'intervallo. L'arbitro lo grazia con il giallo e prima del riposo Turitto si coordina con il mancino e chiama la deviazione in corner con affanno il portiere ospite. 1-1 a metà gara. La ripresa si apre con una doppia novità nel parco juniores per il Bitonto. Dellino e Terrevoli prendono il posto di Zaccaria e Cappellari. Savoia in 10 uomini dopo pochi minuti. Espulso Cacace che lascia i suoi in inferiorità numerica. Pizzulli si gioca subito la carta Picci all'ora di gioco. Fuori al suo posto Faccini. Protestano i padroni di casa per questo contatto in aria tra Guastamacchia e Patierno, ma l'arbitro lascia correre. Un minuto dopo, al 20esimo però, il Bitonto perfeziona il sorpasso. Patierno duetta con l'ottimo juniores Montanaro. Turitto completa l'opera con una stoccata mancina che fa esplodere di gioia il Città degli Ulivi. 2-1. Lo stesso Turitto prima della mezz'ora non riesce ad agganciare su un'ottima verticalizzazione di Patierno. C'è spazio anche per gli applausi al direttore di gara Abdullahi Diop di Treviglio, che cade ma si rialza prontamente. Ultimo quarto d'ora, punizione di Gatto, deviazione, palla in corner. Sugli sviluppi di quel calcio d'angolo poi Del Sorbo usa bene la testa in area avversaria e firma l'aggancio. 2-2. Non si accontenta del pareggio il Bitonto anche in virtù della superiorità numerica. Picci calcia al lato con il destro, idem Dellino con una soluzione di prima intenzione. Recupero extra large in cui c'è spazio però soltanto per l'espulsione di Gatto per somma di gialli. Finisce 2-2, niente tris di vittorie casalinghe per il Bitonto, che però conserva l'imbattibilità stagionale e un punto in più nei confronti del Savoia. Di sicuro tuttavia resta il rammarico per gli uomini di Pizzulli di non aver condotto in porto un successo che a un certo punto sembrava decisamente alla portata. Con un uomo in più, quanto è grande il rammarico di non averla vinta questa partita, mister?
grande perché al di là dell'uomo in più degli ultimi 25 minuti, penso, però nel secondo tempo il Savoia praticamente ha rinunciato. Hanno perso tanto tempo, abbiamo giocato pochissimo, avete visto, dal primo tempo insomma andavano giù crampi, finti crampi, non abbiamo mai avuto il modo di dare continuità al nostro gioco e non è stato facile, però abbiamo preso gol con un grandissimo gol, una conclusione da 30 metri imparabile e poi dopo la squadra ha subito pareggiato, ci siamo pian piano rimessi a posto, ha ripreso a macinare il gioco, abbiamo segnato il 2-1 con una stupenda azione, poi abbiamo fatto possesso palla, potevamo affondare 2-3 volte, magari forse l'errore è stato quello di fare possesso senza la grossa convinzione di andare a chiudere la partita, perché poi basta un episodio, praticamente l'unica volta che sono arrivati in aria su questo calcio d'angolo susseguente a una punizione dubbia, abbiamo perso l'uomo e 2-2, peccato, perché comunque penso che meritavamo noi di vincere, abbiamo cercato di fare sempre la partita, loro sì inizialmente ci pressavano alti, poi pian piano siamo venuti fuori. Peccato, però il calcio è anche questo, subire un tiro in porta nel secondo tempo e prendere gol, peccato, ma andiamo avanti, va bene così, cerchiamo di recuperare i punti domenica. Mister, che valore dà questo pareggio, tenuto su un campo sicuramente difficile, contro un'ottima squadra e soprattutto in rimonta con un uomo in meno? Con due uomini in meno. Niente, io avevo detto che questa era una partita da giocare ad armi pare. E così è stato. L'unico rammarico mio, sono sincero, perché avevamo cominciato la partita in un modo e ohimè, grazie poi ai ragazzi che hanno avuto uno spirito camaleontico, siamo riusciti a portare a casa un punto che non è d'oro ma è brillante. Eravamo partiti con Ausiello 4-3-3 e avevamo preparato la partita con un pressing alto, penso che loro hanno visto 15 minuti di pressione asfissiante. Di contro alla fine un bitondo che comunque rischiava di meno, perché aveva di rimpetto un avversario che comunque avevamo preparato bene, però poi dopo il valore, dopo la sostituzione di Ausiello, ho dovuto cambiare modulo e poi è cominciato a venire fuori, al di là dell'uno pari batti e ribatti, è venuto fuori poi la grande mole di gioco che noi conoscevamo del Bitonto, al quale vanno i miei complimenti, perché è una squadra neopromossa e comunque battagliera, non molla mai, uno spirito di sacrificio encomiabile. E se noi consideriamo che i miei hanno fatto il risultato qua a 9 uomini, c'è del più dell'encomiabile, per cui sono le partite che piacciono a me, con lo spirito gagliardo, spirito goliardico, dove alla fine non si arrendono mai, insomma, ripeto, pareggiare, andare sotto 2-1 a 10 uomini con tutte le defaianze che io tenevo, e non sto qua, se no farei un torto a quelli che hanno giocato, perché avevo 6-7 defaianze importanti e spero di Dio che finiscano, visto che anche oggi abbiamo avuto due espulsioni, insomma, infortuni, ma pareggiare qua, insomma, voglio dire, oggi è qualcosa di eccezionale. Ringrazio i miei ragazzi, li ringrazio di cuore perché mi hanno dato l'anima, mi hanno dato tutto e sinceramente avrei voluto vedere questa partita 11-11. Non è il mio un atteggiamento, diciamo, sai, da sbruffone, però un campo pesante, mercoledì avevamo giocato in coppa e rimanere a 10 e rimanere a 9 uomini per 12-13 minuti, chiunque, diciamo, no, che capitolava, insomma, si mette in cantiere, però fare questo risultato e tenerlo, insomma, ottenendolo con i denti, con il coltello tra i denti, mi riempie di orgoglio. Dobbiamo andare così avanti ancora per qualche mese tra infortuni e squalifiche, sperando che qualche giorno posso mettere anche io la mia squadra che ho in testa, perché sì, insomma, alla fine mettiamo 11 in campo, partiamo con 4-3-3, finiamo con un 4-2-3-1, ci aggiustiamo con un 4-4-2, insomma facciamo un poco tutto noi. Adesso voi mi dite siete dei poliglotti, no, però comunque prepariamo le partite a step e comunque oggi andava bene così. Il cuore al di là dell'ostacolo, e pareggiare qua per me è stata una manna dal cielo.
Al Monterisi serviva una prova d'orgoglio e di carattere all'audace cerignola di Dino Bitetto contro un ostico gragnano. Al Monterisi arrivano i tre punti essenziali per il proseguo di questo torneo di Serie D, dove il Cerignola vuole risalire presto e rapidamente. Al Monterisi è finalmente festa piena. Il tecnico pugliese sceglie Lattanzio e Foggia in avanti con Longo alle loro spalle, panchina per Siclari, Marotta e Lo Iodice. Nel gragnano Francesco Russo ha in Di Costanzo e Talia il termine offensivo di una squadra molto coperta però, ma la partenza è tutta di marca casalinga. Al nono minuto è Longo a battere un calcio di punizione spiovente e preciso da sinistra per il pronto intervento di Pollidori, che anticipa tutti e sigla la rete del vantaggio. Grande esultanza per un gol che alla fine del match varrà anche l'intera posta in palio, ma l'Audace capisce che è il momento giusto per osare chiudere la contesa. Tre minuti più tardi è sempre su punizione, questa volta di Pollidori, ad arrivare la respinta di Sorrentino, ma sulla ribattuta di Cecco a botta sicura calcia incredibilmente sulla traversa. Il gragnano non reagisce almeno sino al 36esimo, quando arriva la doppia occasione buona per il pari. La Monica imbecca Pozziello, che in aria si gira ed esalta i riflessi di Abbagnale, che si rifugia in corner. Pochi secondi e Cavaliere pesca in aria Martone, che svetta di testa da posizione defilata, ma la sfera coglie solo il palo esterno della rete cerignolana. Poco altro per un match che nella prima frazione si rivela arido di azioni da rete. Dagli spogliatoi tuttavia torna in campo un Cerignola ancor più determinato a chiudere i conti. Al sesto è un colpo di testa di Lattanzio a mettere i brividi agli ospiti campani su calcio d'angolo di Dicecco. Poi è sempre il bomber dell'Audace a sfiorare il raddoppio. Minuto 22, Foggia da sinistra serve alla perfezione Lattanzio, abile ad anticipare tutti, ma la sfera coglie il palo. 5 minuti dopo arriva una timida reazione ospite con Martone, che su punizione non inquadra lo specchio della porta. Al 34esimo è sempre un ispirato Foggia a servire il neoentrato Siclari, il cui diagonale al volo viene provvidenzialmente deviato in corner da un difensore. Al 40esimo applausi per Lo Iodice, che stoppa il pallone di tacco, corre e si accentra prima di lasciar partire il suo classico tiro a giro con Sorrentino abile a deviare in corner. Il gragnano non reagisce ed anzi perde. Al 90esimo il neoentrato Tascone espulso per doppio giallo e per il Cerignola arrivano i tre meritati punti in classifica per sorridere e rosicchiare posizioni e svantaggio sulle squadre di testa. Occasioni su occasioni, ma manca la cosa più importante al Gravina nella trasferta di Francavilla in Sienni, il gol. Finisce senza reti al Fittipaldi la sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie D ed è un verdetto che a conti fatti sta decisamente stretto ai murgiani alla quarta gara consecutiva senza successi. Pino Di Meo schiera l'oliva tra i pali e si affida in avanti al tridente composto da Potenza, Croce e Chiaradia. La fase di studio dura poco più di un quarto d'ora, poi i pugliesi provano a rompere gli indugi. Bida sotto porta non riesce a completare con l'acuto un'azione corale. Potenza calcia, Boglic risponde come si deve. I padroni di casa replicano a metà frazione con un colpo di testa di Giordano che non sortisce gli effetti sperati. Poi di nuovo Gravina, Chiaradia non c'entra allo specchio della porta. Madi invece trova la via del gol, ma l'arbitro su indicazione dell'assistente annulla per fuorigioco. 0-0 all'intervallo. La ripresa è ricca di emozioni. Boglic intorno all'ora di gioco se la cava in qualche maniera sul bolide di Potenza di Croce. Guida è entrato al posto di Potenza, calcia debolmente a tu per tu con il portiere dei Lucani. Il Francavilla si fa notare in avanti con una conclusione di Grandis neutralizzata dall'Oliva e con un tiro da fuori di De Lorenzo deviato in corner. Poi solo Gravina nell'ultimo quarto. Cross di Chiaradia, avvitamento di Croce, ma Boglic è attento. Lo stesso Croce, dopo una bella giocata, alza troppo la mira in pieno recupero. Arriva l'ultima chance, ma il colpo di testa ancora di Croce su traversone di Chiaradia viene salvato nei pressi della linea di porta. Finisce così 0-0 a Francavilla in Sienni, un punto e tanti rimpianti per i murgiani, che avrebbero meritato quel successo utile a dare una scossa alla propria stagione. Ci fermiamo per pochissimi istanti, diamo la linea alla pubblicità, ma torniamo immediatamente con risultati e classifiche. Catapultiamoci subito al girone I, anche questo alla quinta giornata, dove il Bari, che fino ad ora
sta naturalmente dominando questo campionato. Oggi ha pareggiato a reti inviolate in casa contro la Turris, avendo un piccolo stop in realtà in questo torneo che di fatto, come detto, sta dominando. Ma andiamo a vedere subito nel dettaglio i risultati e la classifica di questo quinto turno del girone I di Serie D. Bari Turris 0-0, Cittanovese Marsala 0-0, Messina Cireale 0-3, Nocerina Palmese 0-0, Portici Gea Virtus 2-1, Roccella Città di Messina sospesa, Rotonda Castrovillari 1-2, San Cataldese Locri 3-1, chiude Troina contro Gela 1-0. In classifica, come detto, continua comunque la corsa solitaria del Bari in vetta alla classifica con 13 punti. Inseguono Acireale e Locri con 10, San Cataldese 9, Gela e Nocerina 8, Marsala, Palmese, Portici e Troina 7, Castrovillari 6, Turris, Cittanovese 5, Igea Virtus, Roccella, Messina 4, Rotonda 3, chiude il Città di Messina con un punto. Andiamoci a rivivere le emozioni di questo Bari Turris terminato 0-0. Dopo 4 vittorie consecutive si ferma la corsa del Bari, che tra le mura del San Nicola non riesce a superare la Turris. Cornacchini si affida inizialmente al 4-3-1-2 e stupisce tutti lasciando in panchina Floriano e Brienza e scegliendo Bollino alle spalle di Neglia e Simeri. La Turris scende in campo senza paura e vogliosa di giocarsela, alla pari con mister Fabiano che schiera il tridente over con Celiento, Longo e Cunzi. Infatti i campani tengono benissimo il campo, senza mai rinunciare ad attaccare e chiudendo benissimo gli spazi. Sugli spalti, ospite d'onore, l'ex attaccante del Bari Igor Protti, salutato con applausi e cori da tutto lo stadio. Al 12esimo, calcio di punizione per la Turris, alla battuta va Aliperta, palla al centro di sinistro e pasticcio dei giocatori corallini che in due avanti a Marfella si ostacolano a vicenda facendo sfumare la prima grande occasione del match. Tanti duelli a centrocampo, al 19esimo Piovanello finisce sulla lista dei cattivi di Chateau, primo arbitro di colore a dirigere una partita del Bari. Sul calcio di punizione che ne consegue, Aliperta spara alto. L'occasionissima per il Bari arriva un minuto più tardi. Cross di Aloisi, bucano Simeri e Bollino e la palla finisce sui piedi di Piovanello. Contro cross immediato per Bollino, il cui colpo di tacco viene intercettato da un difensore. Sulla ribattuta destro di Neglia che si infrange sul muro difensivo. Al 30esimo, occasione monumentale per la Turris. Celiento va via da Aloisi e crossa di sinistro per Cunzi, che conclude a botta sicura. Marfella risponde con un intervento prodigioso che salva il risultato. Al 41esimo, il Bari prova a farsi vedere in avanti. Neglia, servito da Bolzoni, va in fuga sulla destra e crossa per Simeri, che sbaglia l'impatto con il pallone e fallisce l'occasione del vantaggio. Per la prima volta dall'inizio del campionato il Bari conclude il primo tempo a reti bianche. Nella ripresa si alza il ritmo della partita e il Bari prova ad alzare il livello. Al 47esimo ci prova Simeri, che lanciato da Ignazio si invola verso la porta, ma il suo sinistro finisce alto sulla traversa. Al minuto 52 l'occasione capita sui piedi di Neglia, che calcia di sinistro a giro, senza però trovare lo specchio della porta, con la palla che finisce di poco fuori alla destra del portiere. Poco dopo Simeri, su cross di Aloisi, colpisce di testa senza inquadrare la porta. Ancora Bari, calcio d'angolo dalla destra e Di Cesare, lasciato libero, conclude alto di testa. Al 65esimo, dentro Floriano per Bollino. L'esterno ex Foggia prova subito a lasciare il suo marchio, ma il suo sinistro da fuori area, su invito di Neglia, finisce alto. Nell'ultimo quarto d'ora, mister Cornacchini getta nella mischia Brienza per Neglia e Pozzebon al posto di Simeri per tentare l'assalto finale. All'81esimo, doppia grande occasione per il Bari. Piovanello crossa dalla sinistra e sulla palla arriva Brienza, che calcia al volo. Destro del numero 10 sul secondo palo e salvataggio sulla linea di Varchetta. Sulla ribattuta si avventa Floriano, che calcia oltre la traversa.
Il Bari ci prova fino all'ultimo e al 95esimo l'arbitro assegna un calcio di punizione dal limite. Sul pallone va Brienza e lo stadio trattiene il fiato. La sfera calciata dal sinistro del fantasista di Cantù disegna una traiettoria che supera la barriera, si infrange sulla parte bassa della traversa e rientra beffardamente in campo. L'urlo degli oltre 10.000 presenti al San Nicola rimane strozzato in gola. La partita fra Bari e Turris finisce 0-0, con i Galletti che escono dal campo tra gli applausi dei propri tifosi. Sì, abbiamo trovato una squadra secondo me attrezzata che ha fatto la partita, una partita importante. Noi non l'abbiamo fatto forse benissimo, però abbiamo avuto lo stesso diverse occasioni. Però va bene, è un punto che sicuramente alla fine ci servirà. Mancato il gol, però credo che i nostri attaccanti hanno lavorato tantissimo e abbiamo avuto diverse occasioni, un po' sfortunati, soprattutto con Brienza, insomma, salvataggio sulla linea e poi l'ultima traversa. Aspettavamo l'urlo del San Nicola, aspetteremo la prossima, speriamo. Facciamo un passo indietro al sabato, dove si è disputato il sesto turno della Serie C, girone C in particolare, quello dove sono impegnate le squadre Appulo-Lucano, ed è stato proprio un derby Appulo-Lucano, quello tra Matera e Virtus Francavilla, a vedere proprio la Virtus vincitrice sul terreno di gioco del Matera per 2-1 grazie a due gol veramente molto belli, li rivedremo a breve negli highlights. Bisceglie invece che perde a Trapani contro la capolista, ma solo per 1-0 con una rete alla ripresa di Nzolà, e invece il Potenza riesce a conquistare un successo importantissimo fuori casa contro il Rende. Ma andiamo a vedere nel dettaglio proprio i risultati e la classifica di questo sesto turno di Serie C. Trapani Bisceglie 1-0, Paganese Catanzaro 0-4, Sicula Leonzio Rieti 0-1, Casertana Catania 1-1, Matera Virtus Francavilla 1-2, Rende Potenza 0-2, Vibonese Cavese 2-0, Regina Siracusa si gioca il 15 ottobre, Viterbese Monopoli invece rinviata, riposato la Juve Stadia. In classifica prosegue la corsa del Trapani, solitario in vetta con 16 punti, Juve Stabia 12, Casertana 10, Rende e Catanzaro 9, a 7 punti Catania, Rieti, Bisceglie, Vibonese e Sicula Leonzio, 6 punti per Virtus Francavilla, 5 per Monopoli, Potenza e Cavese, 3 punti per Siracusa, Regina e Matera, 1 punto per la Paganese, chiude la Viterbese che fino ad ora però non ha ancora giocato. Di questo sesto turno andiamoci a vedere gli highlights delle gare che hanno visto impegnate le squadre Appulo-Lucano. Sabato in chiaro scuro per le formazioni Appulo-Lucane impegnate nel torneo di Serie C. Sesta giornata con un cinico capolista Trapani a passare in casa contro il Bisceglia la conquista del quinto successo su 6 gare disputate. Ai Siculi è bastato un gol di Nzola, entrato da pochi minuti al 73esimo con un perfetto assist di Golfo per incanalare la gara a proprio favore. Per il Bisceglia il solito duo De Sena Starita a provare un paio di sortite degne di nota nella prima frazione di gioco. Poi campo pesante, maggiore esperienza ed un cambio azzeccato hanno permesso al Trapani di strappare i 3 punti per proseguire in vetta alla graduatoria. Rimandato a martedì il Bisceglie, quando al Ventura per il turno infrasettimanale ci sarà la Sicula Leonzio. Vince e convince in trasferta il Potenza, che arrende, trova bomber Carlos Franza che sigla una doppietta e festeggia con una vittoria l'esordio del neotecnico dei Lucani Giuseppe Raffaele. Bastano 4 minuti agli ospiti schierati con un inedito 4-3-3 per chiudere la pratica Calabria. Al 23esimo il centravanti potentino a sbrogliare un'azione insistita calciando con il mancino al volo sotto l'incrocio. 4 minuti dopo lo stesso Franza cambia piede di destro al volo dal limite, non lascia scampo a Savelloni. Doppio vantaggio che non cambierà sino al termine del match. Ora il Potenza attende la Regina mercoledì sera per la continuità. E crisi invece per il Matera, che perde in casa anche contro il Francavilla e colleziona la quarta sconfitta consecutiva. Si risolleva la Virtus, che parte male nella prima frazione di gioco grazie alla marcatura al 16esimo di Scaringella per i Lucani. Poi ad inizio ripresa arriva il tiro al volo di Anastasi, che pareggia i conti sino allo scadere, quando Manuel Sarao si inventa un gol da cineteca in rovesciata che vale i 3 punti per il Francavilla. Salterà il turno infrasettimanale la Virtus, che sarebbe stata impegnata contro la Viterbese ancora ferme box, mentre trasferta a Cava per il Matera alla ricerca di punti essenziali per risollevarsi.
Scendiamo in Eccellenza, sesto turno, c'è una nuova capolista, anzi o meglio torna capolista, il Terlizzi che vince la sfida contro il Corato, la sfida casalinga contro il Corato sempre più in crisi e ritrova appunto la vetta solitaria della classifica, tallonato da Casarano e Fortis Altamura. Invece buone le affermazioni anche della Vigor Trani e del Molfetta Calcio che supera il Brindisi proprio in casa. Ma andiamo a vedere subito nel dettaglio i risultati e la classifica di questo sesto turno del torneo di Eccellenza. Avetrana Gallipoli 2-0, San Severo Vigor Trani 0-2, Brindisi Molfetta Calcio 1-2, Casarano Unione Calcio Biceglie 3-0, Fortis Altamura Otranto 0-0, Mesagne Atletico Vieste 1-0, Molfetta Sportiva Barletta 0-0, Terlizzi Corato 3-0. In classifica, come detto, c'è proprio il Terlizzi a guidare questo raggruppamento con 14 punti, inseguono Casarano e Fortis Altamura con 13, Molfetta Calcio 12, Gallipoli 11, Brindisi 10, Otranto e Vigor Trani 8, Avetrana 7, Barletta, Unione Calcio Biceglie, Atletico Vieste 6, Mesagne e Corato 5, Molfetta Sportiva 4, chiude il San Severo con 3 punti. Ampia pagina dedicata all'Eccellenza, andiamoci a godere tutti quanti i gol e gli highlights. Il Terlizzi continua la sua cavalcata inarrestabile, ancora imbattuto dopo 6 giornate, miglior difesa e la sensazione che possa candidarsi come squadra da battere. Al comunale i ragazzi di Michele Anaclerio si impongono con 3-0, riconquistando la vetta solitaria della classifica e condannando il Corato di Castelletti, ora in crisi nera e in silenzio stampa a fine gara. I neroverdi vivono una settimana travagliata per quel che riguarda i portieri. Tra i pali c'è l'esordio dell'ex Fidelis Andria Marco Cilli. Il Terlizzi schiera la sua formazione solita con 2 cambi rispetto alla trasferta di Trani. In campo dal primo minuto ci sono Caruso e Colella, panchina per Ingredda e Cormio. Primo tempo con poche emozioni e squadre impegnate in una lunga fase di studio, disturbata all'ottavo dalla prima conclusione del Terlizzi, calcio d'angolo di Stefanini e colpo di testa di Caruso che manda la sfera di poco fuori. Partita tutto sommato equilibrata, ma al 26esimo passano i padroni di casa. Di Cosola viene pescato in aria dal mancino di Schirone, controllo complicato ma conclusione efficace e 1-0 al comunale di Terlizzi. Il Corato non ci sta e si fa vedere pericolosamente 2 minuti più tardi con un tiro velenoso di Zinetti, palla che scende bene ed esce di non molto. Il Terlizzi è quadrato e tiene botta ai tentativi degli ospiti, seppur sporadici. Al 44esimo è Buonabitacola ad avere la palla buona per il pareggio, ma la sua conclusione è troppo debole centrale per Amoruso. Si va a riposo con i padroni di casa avanti per 1-0. Nella ripresa Castelletti schiera subito Sguera al posto di Sisalli e prova a dare una scossa ai suoi ragazzi. Scossa che non arriva e il Terlizzi dopo soli 5 minuti trova il raddoppio. Svarione difensivo che manda in aria il solito di Cosola, diagonale preciso e doppietta personale per l'attaccante numero 11. Grande festa al comunale, girandola di cambi per un Corato che vede la crisi ad un passo. Al 20esimo ci prova De Vivo per gli ospiti ma Amoruso respinge con un bagher. Ancora neroverdi in avanti al 25esimo con Morra che sfonda l'out di destra, cerca un compagno, poi tenta la conclusione, ancora una volta parata dal numero 1 di casa, quasi sulla linea. Al 32esimo, grande chance per archiviare la partita. Punizione mancina di Schirone che colpisce la traversa e rimbalza sulla linea, arriva prima di tutti Leone di testa, miracoloso intervento di Cilli, poi ci prova Bitetti e palla messa in angolo, ancora dall'estremo difensore ospite. Al 37esimo punizione per il Corato, alla battuta si presenta Morra ma la sua conclusione a raso terra è ben intercettata da Amoruso. Sul ribaltamento di fronte gran numero di Stefanini che manda letteralmente al bar i difensori neroverdi e conclusione mancina deviata da un grande intervento di Cilli, oggi costretto agli straordinari. Il Terlizzi nel finale si dimostra squadra compatta e al 43esimo trova la terza rete che chiude il match. Ingredda prova una conclusione violenta dalla destra, respinta ancora dal numero 1 ospite che poi nulla può su Sciancalepore che riesce a metterla dentro. È 3-0, nel finale il Corato cerca il gol della bandiera ma Sguera sciupa l'ultima occasione di testa su azione da corner, fischio finale. Il Terlizzi torna dunque in testa al campionato d'Eccellenza e mantiene l'imbattibilità. Il Corato entra in zona rossa e sceglie il silenzio stampa. La panchina di Castelletti ora è davvero a rischio e potrebbe saltare ancora prima del ritorno di Coppa in trasferta contro l'Unione Calcio Biceglie. Mister, un'altra vittoria, questo stadio sta diventando un fortino per il Terlizzi.
È una bella vittoria, veramente i ragazzi hanno fatto una prestazione eccezionale, oggi non ho niente da rimproverare, e il merito è solamente loro, sono stati bravi e sia in possesso che non possesso e ci siamo riscattati dalla prestazione un po' opaca di Trani, però è tutto merito loro, veramente sto io qua a parlare ma è merito loro. Ecco, la sensazione è che questa squadra abbia come punto di forza anche la difesa, un reparto molto roccioso. Sì, sono ragazzi che hanno grande carattere, grande voglia di mettersi in mostra, anche se magari ha qualche nome sconosciuto, però domenica per domenica si stanno confermando, cioè meritano di giocare in questa, almeno in questa categoria, lo meritano. L'umiltà è sempre l'ingrediente chiave. No, è la base, se non si è umili ma in tutte le cose, specialmente nello sport. Sulla carta dovremmo arrivare se non ultimi ma quasi, però l'importante è che c'è sempre il campo che parla. Noi dobbiamo lasciare il campo parlare, però non dobbiamo perdere quello che abbiamo di buono. Presidente, che emozioni si provano nel vedere giocare questo Terlizzi, il suo Terlizzi? Ah, l'emozione è forte, l'emozione è bella. Anche perché quando si gioca con una squadra importante come il Corato, a me è sembrato di vivere la stessa partita che abbiamo giocato col Casarano. Non dimentichiamo che il Casarano e il Corato sono oggi, erano e sono tutt'oggi le squadre favorite, le corazzate di questo campionato. Per noi è un gran risultato perché abbiamo vinto con entrambe in casa, ma abbiamo vinto. Quindi questo, insomma, ci fa sperare, ci fa consolidare il nostro obiettivo che, torno a dire, è sempre quello della salvezza, ma che da questo momento in poi inizia un po' a farci anche pensare a qualcosa di più. Rimaniamo sempre con l'umiltà, con i piedi per terra, perché è fondamentale in questo momento rimanere con i piedi per terra. Un punto che sia di rimpianto, al Tonino d'Angelo la Fortis Altamura, reduce da 4 affermazioni consecutive, non va oltre lo 0-0 contro l'Otranto, reduce a sua volta da 6 punti ottenuti nelle ultime 2 partite. Mister Maurelli si presenta al match con il collaudato 3-5-2, con a Brescia che condivide il posto in attacco con Toro. L'Otranto di Mister Bruno si affida al 4-3-3 in avanti con il trio composto da Bolognese e Villani sugli esterni e la punta centrale Palazzo. La Fortis parte forte. Al 10° minuto Ardino riceve palla dalla difesa avversaria, si sistema la sfera e calcia d'interno Mancino dal limite, palla che termina al lato. Al 18° Lede ruba il tempo al difensore ospite e si trova uno contro uno contro Carroppo, abile a respingere la conclusione. L'Otranto fa fatica ad uscire dalla propria metà campo, ma al 19° Trovè riceve palla e calcio dal limite. Il suo tiro è facilmente parato da Ferrugina. Alla mezz'ora la Fortis continua ad attaccare. Calcio di punizione battuto da Dentamaro. Il suo cross arriva dalle parti di Campanella che di testa spedisce la palla fuori. Il primo tempo termina con la Fortis padrona del campo, ma incapace di andare a segno. La ripresa si riapre con un Otranto decisamente più in palla, ma ad attaccare sono sempre i padroni di casa con la soluzione dalla lunetta di Dentamaro respinta da Carroppo in corner. Al 23° cross dalla fascia di Tragni per la testa di Ardino che in tuffo non trova per poco la rete del vantaggio. Alla mezz'ora della ripresa un tiro di Campanella viene parato dal difensore Schiavone. Successivamente arriva il tiro di Brescia che spedisce la palla al lato. I giocatori in seguito protestano per il presunto rigore non concesso dall'arbitro. Sul finire di gara l'Otranto si rende pericoloso con Facecchia, ma la sua conclusione viene respinta da Ferrugina. Il match termina con un pareggio a reti bianche. Gli altamurani perdono la vetta di eccellenza, ma si confermano nella parte alta della classifica. Giovedì prossimo la Fortis sarà impegnata nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti contro il Brindisi. Al D'Angelo si ripartirà dall'1-0 dell'andata in favore dei murgiani. Mister, oggi è arrivato un pareggio, per lei questo pareggio sa di rimpianto? Beh, rimpianto per come hanno giocato i ragazzi diciamo di sì, però sono contento lo stesso perché veniamo da un filotto di partite importanti, quindi ci può stare che adesso le squadre vengono in casa e fanno una partita poco, diciamo che cercano di contrapporsi in una certa maniera facendo perdita di tempo, dando calci e poi non si gioca a calcio, questo mi dispiace.
Bene, siete partiti nel primo tempo col piede giusto, poi nel secondo tempo l'uscita dal campo di Toro ha tolto un po' di incisività all'attacco? No, secondo me loro si sono difesi molto bene, hanno fatto partita sulla difensiva. Noi siamo stati, gli ultimi 20 minuti, siamo stati un po' precipitosi nel far girare la palla. Avevamo l'ansia di subito di arrivare in area per fare gol. Invece in queste circostanze c'è bisogno di pazienza, di fraseggio, e noi l'abbiamo fatto, in alcuni casi l'abbiamo fatto anche bene, però oggi loro hanno fatto una buona partita difensiva. Il mister oggi un pareggio tenuto in un campo difficile, è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi? Sì, molto. Sapevamo di incontrare una grande squadra, l'hanno dimostrato anche oggi, però i miei sono stati perfetti, tant'è che abbiamo concesso pochissimo a loro. Loro hanno avuto tanto possesso palla, però alla fine noi abbiamo calciato in porta 3 volte, al 90° il loro portiere ha fatto una grande parata, e noi, Andrea Caruppo, ha fatto solo un intervento degno di nota, diciamo, ecco. Sì, nel primo tempo l'Altamura ha attaccato maggiormente e pressava in campo, nella vostra metà campo. Se l'aspettava questo pressing così feroce? Sì, mi aspettavo una gara del genere, anche se noi abbiamo sbagliato qualcosina i primi 10 minuti, poi abbiamo cambiato qualcosa, ci siamo messi a posto. I primi 10 minuti sinceramente abbiamo sofferto tanto, anche se anche lì comunque hanno tirato poco. Comunque è un punto importante guadagnato su un campo dove difficilmente altri faranno punti. Olivieri stravolge il Brindisi dal punto di vista tecnico-tattico per questa sua prima partita sulla panchina del Brindisi. La squadra è disegnata con il 3-5-2, con Pizzolato tra i pali, Battista, Iannicello e Frusci in difesa, centrocampo con Salamina e Merito sugli esterni, quarta Marino e giunta in cabina di regia, in avanti Ante, Nucci e Pignataro. 7° minuto, calcio di punizione di Quarta, para Petruzzelli, il Brindisi prova a premere subito sull'acceleratore, 16° batti e ribatti, tiro di Marino, il pallone finisce in rete ma il gol non viene convalidato dal direttore di gara, nella circostanza si fa male Iannicello. Con un uomo in meno, perché Iannicello necessitava di cure da parte dei sanitari, il Molfetta trova il gol al 18°. Contropiede bruciante della formazione allenata dall'ex Brindisi, Pino Giusto, e Kfarku trova il gol dello 0-1, gelato il Fanuzzi. Attenzione a questa azione perché si ripeterà più tardi nel corso del match. 30°, ancora Molfetta, Pizzolato si oppone così su Bozzi. Esce Iannicello, infortunato, entra Boulam nel Brindisi, 41°, Quarta apre per la torre di Merito ma al centro non c'è nessuno, pronto a raccogliere. 44°, bella combinazione, Marino, Quarta, tiro di Quarta che non trova la porta. Nel primo minuto di recupero del primo tempo arriva il raddoppio del Molfetta, azione fotocopia alla prima, ancora Kfarku trova il gol. Molfetta 2, Brindisi 0 nel Fanuzzi. Con il montaggio di Alessandro Colavito passiamo alla ripresa, entra subito Peinado, esce Antenucci, cambia la partita, adesso il Brindisi è un punto di riferimento sulle palle alte in avanti. Al 5° il Brindisi protesta, vorrebbe il calcio di rigore, tutto regolare per l'arbitro. 12°, clamorosa occasione di Quarta, para Petruzzelli, inizia l'assedio del Brindisi. Al 13° la formazione di casa viene premiata, c'è il gol di Giunta, gran tiro al volo dell'ex calciatore del Taranto, il pallone finisce sotto la traversa. Molfetta 2, Brindisi 1, cambia il match. 21°, Peinado di testa senza fortuna. 25°, rimessa lunga di Boulam, non ci arriva Fruci da 2 passi, occasionissima ancora per i biancazzurri, entra anche Scarcella, esce Merito. 31°, palo interno clamoroso del Brindisi, azione Quarta, Peinado che libera Pignataro, il tiro è davvero sfortunato con il pallone che colpisce la parte interna del montante. 32°, azione in mischia ancora per il Brindisi che non trova la via del gol, l'ultima occasione è al minuto numero 46 con la rovesciata di Pignataro che non c'entra lo specchio della porta. Seconda sconfitta stagionale per il Brindisi dopo quella in Coppa Italia, alla fine contestazione della curva nei confronti di squadre e società.
Passiamo all'ampia pagina dedicata invece al calcio a 5, si parte subito dalla serie A2, serie A2 in cui ci sono diverse squadre pugliesi impegnate, serie A2 che ha visto ancora purtroppo due sconfitte per Futsal Bisceglie e Christian Barletta, ma invece sono state buone le affermazioni della Salinis e del San Michele. Ma andiamo a vedere subito nel dettaglio per questo secondo turno della serie A2 come sono andate le cose. Christian Barletta, Atletico Cassano 1-4, Futsal Bisceglie e Futsal Cobà 1-4, Real Rogit, Signor Prestito 2-5, Salinis Rutigliano 4-1, San Michele Marigliano 4-3, Castel Fidardo, Sandro Abate 1-9. In classifica c'è un quartetto in vetta, la graduatoria con Sandro Abate, Signor Prestito, Atletico Cassano e Futsal Cobà 6 punti, a 3 punti invece Salinis, Marigliano e San Michele, chiudono con 0 punti Real Rogit, Rutigliano, Futsal Bisceglie, Castel Fidardo e Christian Barletta. Andiamoci subito a guardare gli highlights di Futsal Bisceglie e Futsal Cobà 1-4. Seconda sconfitta consecutiva per il Futsal Bisceglie che dopo il KO rimediato sul campo dell'Atletico Cassano cede il passo ad un cinico Futsal Cobà nella prima al Pala Dolmen. I marchigiani si impongono 4-1 dopo un match combattuto e che ha visto i neroazzurri di Capursi sempre in partita. L'inizio di gara è tutto di marca ospite, al quinto minuto una splendida azione consente a Basso di servire sui piedi di Douglas la palla dello 0-1. Il Bisceglie incassa il colpo con la squadra di Porto San Giorgio che continua a dominare la scena e ad attaccare. Solo un attento Sinigaglia nega il raddoppio con importanti interventi. All'intervallo Ecobà avanti di una rete. Nella ripresa la squadra di Capursi sembra più in palla. Al quarto Molaro parte in velocità e con un perfetto rasoterra supera Moretti per l'1-1. Gara nuovamente in equilibrio e Tiago un minuto più tardi ha sul destro la palla del 2-1 che però termina sul fondo. Mister Cafuschi era subito il portiere di movimento e la scelta si rivela azzeccata perché sgolastra da posizione defilata beffa Sinigaglia, non esente da colpe 1-2 Futsal Cobà e Bisceglie che ha subito l'occasione del due pari con Ferrucci, il suo tapin però a porta sguarnita termina clamorosamente tra le braccia di Moretti, la palla gol fallita dai neroazzurri spiana la strada al Cobà che nei minuti finali sfrutta il quinto uomo bisceliese e va a segno con sgolastra e Basso per il 4-1 che chiude definitivamente la contesa. Secondo KO per il Futsal Bisceglie che sabato prossimo cercherà di conquistare i primi 3 punti di questo campionato sul difficile campo del Sandro Abate. Chiudiamo con la serie C1 di calcio A5, una serie C1 ancora molto combattuta, c'è un nuovo tandem in vetta alla classifica, perde la Futsal Andria, vince lo Stuni e si va a pari merito in vetta alla classifica, ma andiamo a vedere subito nel dettaglio i risultati e la classifica di questo settimo turno. Apulia Sport, Palo del Colle 5-6, Monopoli, Just Mola 3-10, Brindisi, Monte Sant'Angelo 8-5, Taranto Calcio A5, Ostuni 0-2, Castellaneta, Futsalandria 6-1, San Ferdinando, Barletta 5-8, Trulli e Grotte, Bitonto 7-5, ed Italia Calcio A5, Conversano 7-3. In classifica, come detto, c'è un tandem in vette, cioè Ostuni e Futsalandria con 16 punti, Trulli e Grotte ed Editalia 15, Monte Sant'Angelo 14, Barletta 13, Bitonto 12, Just Mola e Futsal Brindisi 11, Palo del Colle e Conversano 9, Monopoli 7, Taranto 5, Castellaneta 4, San Ferdinando 1. Chiude la Puglia Sport con 0 punti. Ecco, questo era davvero tutto, non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti con il palinsesto sportivo di Telesveva del lunedì, in particolare in diretta si parte alle ore 15 con Eccellenza di Puglia e con Mario Borracino e i suoi ospiti per parlare proprio dei tornei di Eccellenza e Serie D, si passa poi invece alla sera, cioè alle ore 21 con Pane, Amore e Fidelis, con Luca Guerra, Peppino Ernesto e Damiana Sgaramella e gli ospiti della Fidelissandria per parlare di questo pareggio tra Sorrento e Fidelissandria e non mi resta in conclusione che ricordarvi invece l'appuntamento sempre con risultati e classifiche sempre per la domenica alle 22:30. Arrivederci, a domenica prossima.